Bentrovati amici della Non Sono Libri, eccoci qui per un nuovo video di consigli di lettura per cercare, come sempre, di far sì che alcuni titoli arrivino ancora meglio ad alcuni di voi o anche arrivino perché magari non li avete visti nelle varie liste, via dicendo, insomma, e come ultimamente mi capita inserisco un pochino di tecnologia. In che senso? Nel senso che questo video, se dovesse interessarvi, è girato interamente con tutte le camere, poi man mano vi dirò quali, dello straordinario Samsung Galaxy Z Fold 3, di cui vi ho parlato già su questo canale, andando a, in qualche modo, a metterlo a confronto con i suoi precedenti, le precedenti versioni, lo Z1 e lo Z, diciamo, e lo Z Fold 2, naturalmente. Se vi interessa, basta che andiate nel naturalmente nel canale e lo cerchiate, di qualche tempo fa, insomma, non vi metto neanche il link, se avete voglia andatevelo a vedere, è interessante sicuramente. E se nel caso avete voglia, scrivete qui sotto nei commenti, mi è arrivato anche lo Z Flip 3 da provare, potrei farvi un video, se avete voglia appunto, di sapere cosa ne penso, mettendo in contrapposizione lo Z Fold e lo Z Fold 3 e naturalmente magari anche i due straordinari smartphone a conchiglia che avete già visto su questo canale di Motorola, Motorazr e Motorazr 5G. Ma chi se ne? Per il momento il video e anche l'audio sarà preso completamente da, come vedete, non ho nessun accessorietto attaccato per migliorare la qualità audio, quindi quella che sentirete è naturalmente la qualità che voi potrete in qualche modo acquisire dal telefono, quindi dallo smartphone, in automatico, in autonomia, quindi senza nessun tipo di aggeggio che in qualche modo microfono e via dicendo. Adesso questa camera è la camera, diciamo, anteriore dello schermo quando è chiuso, quindi lo schermo fuori, quello che sembra diciamo quello più classico, canonico, anche se è molto più stretto e lungo rispetto agli altri smartphone. Ma adesso andiamo avanti e quindi dopo la sigla vedremo tutti i vari fumetti e li vedrete in qualche modo con le tre camere, man mano io le cambierò naturalmente, che trovate posteriormente, quelle diciamo per fare solitamente le foto. Quindi ragazzi, pronti? Sigla! Ed eccoci qui ragazzi, allora non mi sposterò da questa posizione, sapete che a me piace spostarmi e quindi farvi vedere magari i vari banconi eccetera eccetera a seconda della casa editrice, ma con lo Z Fold diciamo metterlo su un cavalletto è veramente difficile, quindi mi è riuscito, lo lasciamo così. Se sentite, come sempre io ve lo dico, se sentite magari del fruscio, sono gli split che appunto noi utilizziamo in negozio per il raffrescamento, il riscaldamento, insomma. Quindi nel caso, perché come ben vi ho già detto all'inizio, all'introduzione, l'audio, il video, eccetera, eccetera, non sarà minimamente toccato. Questa è la camera principale da 12 megapixel, diciamo quella non ultra grandangolare, ma comunque grandangolare. Nel video, nelle foto, si allarga un bel po' di più, fortunatamente, ma nel video rimane così. E già vi presento, ve l'avevo già fatto vedere, il bellissimo volume unico dello straordinario Yaro Abe, l'autore naturalmente della Taverna di Mezzanotte, Mimikaki. Un piacere per le orecchie. Sono tante storie, tra virgolette, che riguardano appunto, anche se può sembrare stupido, la pulizia delle orecchie, che in Giappone, in Asia, è qualcosa di mistico sotto certi aspetti, soprattutto se ce le facciamo pulire da qualcuno, ok? E poi loro hanno veramente tanti accessori e già in quel momento in cui ve l'avevo fatto vedere vi avevo raccontato appunto che anch'io nei miei vari viaggi che vado in Giappone mi compro sempre magari un set di pulizia delle orecchie in bambù eccetera, molto particolare, anche da regalare perché veramente credetemi è qualcosa che non si trova naturalmente, ok? Il volume è di Bao Publishing nella linea Aiken, costa 10,90 euro, ok? Perché ve l'ho voluto far vedere? Perché tra poco uscirà il quarto volume di naturalmente la Taverna di Mezzanotte, quindi volevo in qualche modo ricordatevi che se ancora non aveste fatto qualcosa di Yaro Abe, visto che tanto sono tre volumi di la Taverna di Mezzanotte, un volume di, in questo caso, di mini storie, mini kaki, che è proprio veramente un piacere non solo per le orecchie ma per la vista, perché il suo disegno caratteristico comunque ci fa intuire e capire la sua dolcezza, la sua bravura nel riuscire comunque sia a interpretare in maniera completamente
diversa da tutti gli altri autori che conosciamo, che abbiamo conosciuto e che conosceremo, eccetera. Il suo è uno stile assolutamente unico ed è veramente da fare assolutamente. Lo mettiamo da parte per andare a vedere un altro titolo, sempre giapponese, perché, ragazzi miei, è finito un mito, una ristampa che in tanti aspettavamo, che ha diviso sotto certi aspetti all'inizio, ma poi ha unito tutti, perché tutti l'hanno considerata per quello che era veramente un capolavoro. Ecco qua il sesto e ultimo volume del mitico Akira di Katsushiro Tomo, pubblicato in Italia da Planet Manga, quindi Panini Comics, 22€ come tutti i precedenti 5 volumi, con questa particolare copertina che in qualche modo, vedete, oltre alla sovracoperta avete qui una sorta di incollatura di questa pagina interna con appunto la copertina in cartoncino. Perché? Perché è uguale identica all'edizione, in realtà serve per non rovinare nell'apertura il volume. In questo caso la bordatura è rossa, le altre erano giallo il primo, blu il secondo, arancione il terzo, viola il quarto, verde il quinto e appunto rosso il sesto. Le avventure di Kaneda, di Tetsuo, di Akira, di tutti i vari personaggi finiscono? Saranno finite bene? Saranno finite male? Ci sarà un futuro per Neo Tokyo? Beh, lo scoprirete solo, se non l'avete mai letto, andando a recuperare tutti e 6 i volumi nella vostra fumetteria di quartiere, sperando appunto di essere noi in qualche modo della Non Solo Libri. Ragazzi, disegni straordinari, la fantascienza per eccellenza, con la F maiuscola veramente giapponese, ma che non solo, che poi a un certo punto ha contaminato tutto e tutti. Veramente eccezionale, incredibile, stupendo. Un capolavoro, ne abbiamo già parlato tante volte qui, anche nella perfetta biblioteca del fumetto, perché è una di quelle storie che voi dovete assolutamente avere e leggere. Che siate fanatici di fantascienza o no, che siate fanatici di manga o no, chi se ne frega, di Giappone o no, no, perché questa è una storia a 360 gradi che deve essere nella vostra libreria, nella maniera più assoluta. E questa edizione rende un omaggio incredibile, sia dal punto di vista proprio spirituale, perché è la replica di quella che uscì in Giappone in quel particolare momento, sia dal punto di vista proprio della bellezza in sé dell'edizione proprio tipografica. Quindi ragazzi miei, Akira, Katsushiro Tomo, numero 6, da fare assolutamente, sono tutti disponibili, ricordatevelo. E poi ragazzi miei, andiamo con Star Comics e la prima cosa ve la faccio vedere velocemente. Beh, ma perché ve lo porto? Non lo so, perché alla fine quando a me un numero di una serie che adoro e che so che tanto adorano tutti mi colpisce, voglio farmelo rivedere. Non ce n'è bisogno, l'ho comprato in 200 miliardi in Italia, chi se ne frega. Ma è Demon Slayer, siamo al numero 15, ragazzi miei. 4,50€, straordinaria edizione Star Comics, quelle diciamo ormai economiche rispetto ad altre azioni, ad altre edizioni, ma comunque sia eccezionale. E il nostro il nostro Tanjiro, e tutti gli altri personaggi, tutti coloro che in qualche modo stanno combattendo questa incredibile guerra contro i demoni, ma non solo naturalmente, ma anche con la crescita personale, sia naturalmente quella diciamo legata ai rapporti e quant'altro, sia proprio quella della ricerca del potere. Perché? Perché Tanjiro e tutti gli altri sono ancora in qualche modo non sono ancora arrivati a un livello tale da poter per certi versi riuscire a combattere appieno contro le sfide che gli si stanno parando innanzi, insomma, e le colonne incominceranno finalmente ad allenare tanti di loro. E mentre la prima parte è la chiusura, tra virgolette, degli scontri e dello scontro che già in un paio di numeri ci stava tenendo naturalmente col fiato sospeso. Ragazzi miei, mamma mia, ma quanto è bello Demon Slayer, veramente. A me piace tantissimo, mi piace, e ve lo dico sempre, guardate, credetemi, i primi due numeri, quando sono usciti in Italia, io non avrei consigliato a nessuno questo fumetto, non mi era piaciuto per nulla, due numeri. Però vedevo che in tanti me lo consigliavano online, tutti, mamma mia, affascinati, innamorati di questa opera, Kimetsu no Yaiba. E allora, bom, via, dai, continuiamo, proviamoci, vai col terzo, vai col quarto. Beh, no, mi sono innamorato, come credo tantissimi di voi. E per chi ancora non lo ha fatto o ha avuto come me quella sensazione iniziale,
ma anche se aveste visto, avete in qualche modo comunque sia usufruito dell'anime eccetera eccetera, no ragazzi miei, fate per piacere il fumetto, è meraviglioso, credetemi, qualcosa che vi lascerà senza fiato, bellissimo, 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 straordinario insomma. Quindi Demon Slayer numero 15, sempre Star Comics, un altro titolo che avete già visto magari in consigli di lettura in pillole, My Hero Academia Team Up Mission numero 1. In questo caso abbiamo Yoko Akiyama che ci racconta, ok, al posto di Kohei Horikoshi, che è l'autore naturalmente principale e fondamentale, è... sapete cosa? Sembrano le missioni che in Naruto facevano dopo essere divenuti Chunin. Quindi, in qualche modo, ricorda, omaggia sotto certi aspetti proprio quel momento. Quando... in questo caso appunto gli studenti dell'accademia vanno a fare le missioni con gli agenti già sul campo, gli eroi già sul campo, e ne vedremo delle belle, ma soprattutto è molto molto serio, quasi più serio della storia originale, ma in realtà no dai, sullo stesso livello, come vi avevo detto nel consiglio di lettura in pillole, è come se già fosse l'evoluzione di quello che poi vedremo capitare all'interno della saga originale sicuramente. Veramente particolare, veramente bello. Anche qui i disegni sono talmente simili, sembra quasi come Toyotaro, il clone di Akira Toriyama. In questo caso Akiyama sembra il clone di Horikoshi, non propriamente, perché vedete che alcune cose cambiano, i disegni magari sono un pochino più morbidi eccetera eccetera, però siamo lì insomma, tutto sommato il sistema è quello. 4,50€, primo numero, dovrebbe essere una miniserie. Sempre Star Comics, come vi avevo già detto e molti erano preoccupati, nella voilà Sailor Moon Eternal Edition naturalmente arrivano anche gli speciali, in questo caso Sailor V, codename Sailor V. Ok, quindi ragazzi miei, cosa dovete fare, nel senso, volete pensare di non fare parte fondamentale della storia, della mitica storia naturalmente di Sailor Moon? Beh no, dovete averla completa, la sua incredibile avventura, le avventure di tutte le eroine, in questo caso naturalmente solo ed esclusivamente di Sailor V. E ragazzi miei, che è una sorta di spin-off per chi non lo conoscesse eccetera eccetera, è vero, i disegni naturalmente sono invecchiati, si vede, no, che il character grafico non è quello che ci si aspetta oggi, ma credetemi, è iconico, perché proprio gli occhioni, questi occhioni giganteschi, languidi, eccetera, eccetera, sono proprio, anche gli atteggiamenti, come viene impostata la tavola, eccetera, eccetera, è proprio uno spaccato di quel periodo fumettistico che è appunto gli anni 90, veramente meraviglioso. Nel frattempo inserisco la tecnologia, questa, come vi dicevo, è la camera, principale, voilà, eccolo qua, lo zoom, ok, che cambierà anche la profondità del suono, come naturalmente riportano i vari consigli nel mentre voi utilizzate la camera dello straordinario Samsung Galaxy Z Fold 3, e voilà, e questa invece è quella più vicino un 2x, perché nel video, mentre nella foto normale, come vi dicevo, sono più larghe le inquadrature rispetto a quelle che vedete nel video, anche perché io sto registrando comunque sia, poi dopo verrà fatta la trasformazione per comodità, in 4K a 60 frames per secondo. Comunque sia, come avete potuto vedere, il passaggio è abbastanza fluido, voi potete anche farlo manualmente, io adesso lo sto facendo naturalmente manualmente, andare ancora più in profondità, guardate, ok, per arrivare a un 10x digitale. Comunque sia, poi vedrò anche io il risultato, ma è efficace veramente, mi piace come idea insomma. Comunque sia ragazzi miei, Sailor V, codename Sailor V, Eternal Edition numero 1, dovrebbero essere due in tutto, 14,90€, come naturalmente tutti i precedenti volumi dello straordinario Sailor Moon. E arriviamo a dei fumetti americani, europei e quant'altro, e partiamo con qualcosa di RV Edizioni che non ci si aspettava uscisse, voilà, Quake Champions. Alan Qua e Ram V ci raccontano la storia che, voglio dire, in qualche modo tutti noi amanti, geek, nerd dei videogiochi eccetera, conosciamo Quake, ma magari non conosciamo esageratamente appunto questo sparatutto in prima persona di Bethesda. Giusto, si dice Bethesda? Mi confermate che non ho sbagliato il nome? Insomma, ragazzi miei, un massacro! E come tutti questi tipi di giochi si ricordano un po', ah, lo ricorda
ha in qualche modo Quake che ricorda a sua volta, che ne so io, Destiny che ricorda a sua volta tante altre cose, tanti altri giochi. La storia è veramente emozionante, mi è piaciuta veramente tanto, straordinari disegni, non pensavo, ok, perché molte volte queste opere un po' così, confine tra serio e faceto, tra vabbè mi piace Quake allora colleziono anche il fumetto, tanto per, eccetera eccetera, sono fatte un po' a cavolo. Molto bello, molto violenta la storia naturalmente, ma stiamo appunto parlando di una storia esageratamente violenta, quindi ragazzi miei, veramente bello, costa 14,95 euro, arrivo edizioni, ogni tanto esce qualcosa, fortunatamente fine a se stessa, nel senso che potete leggerla a prescindere da, quindi boh, io ve lo consiglio assolutamente. Per poi non parlare, passiamo a Panini Comics, tre titoli. Il primo, voilà, una cosa, una novità, US Agent, quindi USA Agent, o US Agent, che è il nome naturalmente giusto, il fanatico americano, visto che nella serie appunto di Falcon e Winter Soldier abbiamo conosciuto la visione cinematografica o televisiva appunto del mito di US Agent, ecco che arriva anche naturalmente sulle pagine del nostro fumetto, dei nostri fumetti. In questo caso contiene US Agent 2020 dall'1 al 5. Costa 16 euro, Marvel HD, solito gommatino, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere bene o male i disegni. Vi ripeto, è la trasposizione, secondo me, tra fumetto, il mix tra fumetto e appunto il personaggio che abbiamo conosciuto e odiato personalmente, ma era giusto, è così che deve essere all'interno della serie televisiva, insomma. Bello, carino, eccetera, ci sta, è comunque una serie del 2020 che non abbiamo potuto appunto leggere, perché sapete bene che i riempitivi non ci sono più purtroppo nelle altre testate, ma ci sono questi straordinari volumi che ci fanno comunque sia completare tutte le straordinarie letture, ok, che stiamo facendo degli spilati regolari, eccetera eccetera, anche se prendiamo solo ed esclusivamente magari Avengers, Hulk e Thor, insomma comunque sia US Agent può essere una cosa da avere assolutamente. E finiamo con, stavo spostando e spaccando tutto, no, finiamo, scusate, me ne mancano ancora tre, ma due sono sempre Panini Comics Marvel Must Have, ve li faccio vedere insieme. Da una parte due ristampe della settimana precedente a questa, sapete che io aspetto sempre, perché io lo so che ci sono tanti che vi fanno vedere le novità, ragazzi, scusatemi una digressione momentaneamente, ma cosa c'entra farvi vedere le novità? Qual è il consiglio che vi danno? Le novità le potete trovare su qualsiasi sito, ok? Cavoli, è giusto che qualcuno vi dica se sono giustamente, poi i giusti sono gusti, però se potrebbero fare al caso vostro o meno. Io credo che sia più necessario in questo momento un genere di video come questi, come fanno tanti altri amici e colleghi fumettari, dove vi raccontano i titoli anche se non sono proprio di primo pelo appena usciti, piuttosto che continuarvi a dire ah bellissimo tutto, comprate comprate e poi dopo vi trovate male. Comunque sia, Guardiani della Galassia Must Have e Daredevil Rinascita Must Have. Da questa parte abbiamo Avenger Cosmici, ma sapete, allora, non è una delle saghe dei Guardiani della Galassia, diciamo raccolta, che a me personalmente è piaciuta di più dei Guardiani della Galassia. Però c'è un grandissimo Brian Michael Bendis che molti adorano, altri magari invece non così tanto, io personalmente lo amo. E beh, se anche non è la top 5, la top 3, dai, diciamo, delle storie personali che adoro i Guardiani della Galassia, capisco perché sia arrivata in Must Have. Non solo, c'è la nostra straordinaria italianissima Sara Pichelli e Steve McNiven. Quindi ragazzi miei, voglio dire, abbiamo comunque un trio esagerato e guardate la componente grafica che si amalgama perfettamente a questa straordinaria e modernissima storia di tre straordinari e grandissimi autori, ragazzi miei. Veramente, veramente bellissima, comunque sia, a prescindere da quello che vi ho detto io. Poi c'è il nostro grande Tony che ci sta sempre. E Daredevil Rinascita, ragazzi, Frank Miller e David Mazzucchelli, cosa vi devo dire, che è da fare assolutamente. Anche in questo caso 15 euro, era anche quell'altro 15 euro. Sì, scusate. E abbiamo forse tra le, appunto, 10 storie più belle assolutamente da leggere dello straordinario Daredevil. Quindi
poi un Kingpin incredibile, che poi vabbè, in Daredevil è sempre stato così, c'è la tristezza, la devastazione, la malinconia. Lui, Matt Murdock, soffre non solo per il suo handicap, che nonostante gli ha poi dopo portato uno straordinario potere, è comunque limitante, perché lui è in ogni caso vittima di se stesso, e questo volume incredibile ce lo racconta, ci racconta il suo continuo scontrarsi con Kingpin, no? Che poi è il nemico numero uno, potremmo dire, non solo di Daredevil, ma soprattutto di Daredevil. Ragazzi miei, must have, ve l'ho sempre detto, non a caso, è veramente una straordinaria linea questa di Panini Comics, perché è veramente da avere assolutamente. Sono storie che vi mettete nella vostra libreria, stanno bene, sono belli, dei bei cartonati fatti veramente bene, che in qualche modo vi possono dare la possibilità di osservare a 360 gradi, di leggere, di collezionare a 360 gradi le storie migliori, dei migliori autori, dei più importanti, sicuramente, diciamo, eroi, tra virgolette, Marvel, ma non solo, perché poi c'è stato anche naturalmente Marvels, che è stato ristampato qualche settimana fa, e via dicendo, nel formato sempre questo particolare, insomma. Andiamo all'ultimo titolo che vi voglio consigliare, ragazzi miei, voilà! Paradiso, Dante Alighieri, commentato da Franco Nembrini, illustrato naturalmente come l'Inferno a Gabriele Dell'Otto, con la prefazione di Alessandro D'Avenia. Abbiamo naturalmente, che cos'è? Come l'altra volta, abbiamo l'opera omnia dello straordinario Dante Alighieri, in questo caso appunto il Paradiso, come vedete diviso in canti, come è normale che sia, e ogni tot abbiamo, vediamo di trovarne una, mamma mia, guardate che bella questa immagine incredibile del nostro straordinario Gabriele Dell'Otto. Questo ragazzi, ma quanto è, no, questa la dovete, guardate i particolari, guardate che roba. Vabbè, è qualcosa di la scalata, guardate la scala verso il paradiso. Vabbè, è eccezionale, vediamone un'altra, dai, l'ultima, questa, urca, no, vabbè, eccezionale, ragazzi, un bellissimo volume, 28 euro, pubblicato naturalmente da Mondadori, da avere, perché non solo, se non avete a casa la Divina Commedia di Dante Alighieri, e non solo, ma ragazzi miei, dovete avere queste straordinarie opere a casa, credetemi, fidatevi, perché non sarà oggi, non sarà domani, a un certo punto vi troverete ad aver voglia di avvicinarvi a questo incredibile mondo di che ci ha cresciuti, ce ne sono tantissime altre opere, ragazzi, la Metamorfosi di Kafka, piuttosto che... Sono i classici della letteratura, come i classici dei fumetti, sono da leggere. E quando il fumetto e l'illustrazione, in questo caso, si va a sposare perfettamente con un autore così geniale come Gabriele Dell'Otto, con un'opera totalmente italiana come appunto la Divina Commedia, in questo caso il Paradiso del nostro straordinario Dante Alighieri, vabbè, che cosa vogliamo di più? Ragazzi miei, per diciamo la parte dove vediamo i fumetti è tutto, andiamo un attimino a rivederci di faccia, dove utilizzerò la camera, quella sotto il display, 4 megapixel, per, diciamo, i saluti in qualche modo, e vedremo come si vede e come si sente e via dicendo, poi mi farete sapere nei commenti. Giriamoci! Ed eccoci qui, la uso in mano perché naturalmente, come capirete, il fold aperto non ha la possibilità di essere messo su una base, su un treppiedi o quant'altro, a meno che non si usi magari una lente o qualcosa. In questo caso è già direttamente in full HD a 60 frame al secondo, quindi vabbè, poi dopo dovrò vedere come inserirla al meglio, non è il massimo della vita, ci mancherebbe altro. Ho la mano qui, quindi eccola qua, no? Immaginatevi come, vabbè, dai, tutto sommato ce la facciamo andare bene. Per il resto, ragazzi miei, che dirvi? Io naturalmente vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, se ne state recuperando altri, se vi
Nel caso avete voglia di iscrivervi al canale, qui sotto, bam, trovate tutti i nostri link a tutti i nostri social e quant'altro, dove operiamo, dove mettiamo le liste novità, e naturalmente vi ricordiamo se è uscito anche un video e quant'altro. Ricordatevi anche, voilà, Chiacchiera Fumetti, Twitch, con il mio amico Fabio, parliamo di tante cose geek e nerd, ok? E questo giovedì, quindi stasera, parleremo di Fast and Furious, la saga, perché non è da prendere sotto gamba, e vedrete che in qualche modo non ci darete ragione, io e Fabio ci scontreremo su questa cosa, eccetera, ma forse qualche cosina, qualche dubbio, insomma, ve lo farò venire, almeno spero, naturalmente. Allora vi aspetto, ragazzi, 21:30, Twitch, Chiacchiera Fumetti, ok? Ciao!